생각해. 30 secondi contano tanto nella mia vita, cara. Sto cercando un'idea. Esatto, ti ho convocato qui. Tu lavori da 2 anni qui, benissimo. Non penso di averti mai vista, però mi dicono che tu sia brava. E io non voglio perdermi nuovi talenti. Non ti agitare, ti prego. Ti prego. Non ti agitare. Ok? Non mangio. Non farò una pelliccia con la tua pelle. Non è così bella. Sto scherzando. Ovviamente. Fastidio il fumo? Bene, bene. Allora, dicevo, ti ho convocata qui perché mi hanno detto che hai talento. Vedi, l'ultima mia assistente si è licenziata e mi hanno fatto vedere alcuni tuoi disegni e secondo me potresti fare al caso mio. Posso vederli? No, i tuoi disegni non sono privati. Sono tutti miei. Non ti preoccupare, non mi farei competizione. Magari la prossima volta devi fogli migliori. È interessante. Però direi che qui che cosa avevi in mente per questo pezzo? Scollatura qui davanti e mettiamo un particolare qui. Fin dove arrivava? E questa cintura di che materiale è fatto? Interessante.
interessante, cara. Mi è quasi sorpresa. Sorprendere Cruella non è semplice. No. Mi è capitato poco in questi anni. Di trovare persone non alla mia altezza, certo, ma degne. Io chiedo solo degne. Prova a vedere. Secondo me adesso... Qui un po' più ampio, qui un po' più stretto, asimmetrico. Asimmetrico mi sembra. Tutto un altro carattere. Oh cielo, no, ti prego, stavi guadagnando punti, ma non mi dire queste cose. Io direi che ci sono. Volevo che rendessi te. Vorrei un'assistenza personale per la Fashion Week di New York la prossima settimana. Pensi di farcela? Sono 10 cambi d'abito al giorno, questo è uno, gli altri. Ci lavorerai. Non ne sono convinta. Domani mattina sulla mia scrivania voglio gli altri 9, ok? Che devo revisionarli. Molto bene. Comunque, bel lavoro, interessante. Sia da anni che non mi sentivo così ispirata dal lavoro di qualcun altro. Cioè, mio. Lavori da me, però. Sì. Allora, visto questo vestito lo indosserei te, e visto che voglio che ti calzi alla perfezione, ti prenderò io le misure per oggi. Così prenderai un po' confidenza con me, perché sì, ti vedo un po' pallida e agitata, sudata. Io il sudore non lo accetto. Bene. E questo a me. È un onore, sappilo. Lo so che lo sapevi già. Allora, visto che abbiamo una bella scalatura, cominciamo da quella. Cosa mi dici? Ti chiedo di trattenere un attimo il sudore perché, ripeto, non lo sopporto. È da persone comuni. Allora. Cominciamo. Bene. Inizio dal collo. Cosa avevi intenzione di indossare come accessori? Di quest'anno? Perle. Io amo le perle. Vestito. Continuiamo. Giro vita braccia. Alza leggermente.
Non sarei dove sono se non fossi un genio in queste cose. Un altro braccio. Quindi siamo rimaste la cintura bianca e diamantata. Ok, la vita. Alza il braccio. Non ci saranno bisogno di altre misure per la gonna, cioè la tua altezza, ma quella te la puoi misurare anche da sola, giusto? Perfetto. Adesso per il trucco ti misurate anche in viso. Il trucco è parte del look fondamentale e parte integrante, deve esprimere una sensazione che può essere anche in contrasto con il vestito. Sì, però deve suscitare stupore, ma lasciare indifferente, quello è la cosa peggiore. Può non piacere, certo, ignoranti loro, ma lasciare indifferenti, questo dovrebbe distruggerti. Il naso. Come perfetto, molte grazie. Non ho bisogno. Allora, domani mattina hai 6 ore per portarmi gli altri 9 modelli sulla mia scrivania e poi ti fermerai un paio d'ore per guardarli tutti. E dopo ovviamente dovrai mettere all'opera. Non mi deludere, ti prego. Non lo sopporterai. Un'altra occasione sprecata nel nulla. A volte penso che non ci si impegni più come una volta. Io ho fatto una gavetta. Io sorpreso. Io ho lavorato giorno e notte per ottenere ciò che ora. Invece adesso, se penso fai un modello, va bene, successo. No. Infatti io sono sempre qui e gli altri cercano di raggiungermi, ma poi li vedo tornare ai miei piedi. Che cosa stai aspettando? Vai, lavora. Non mi deludo.